C'è 105 mica da. Metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 mica da. Ne abbiamo parlato, credo, settimana scorsa del successo di questo brano, The Colors con Elodie, Pensare Male. Per due settimane consecutive la canzone più suonata da tutte le radio. E poi vedremo cosa succede domani, quando uscirà la classifica della settimana, appunto. Ci sono i The Colors, ma ciao ragazzi. Mi stai buttando malissimo, ma vabbè, ma dopo due settimane, anche se non fosse. Come state? Come state? Perché ci sono Dani e Stash. Dov'è Alex? Purtroppo, sai, sta a Barcellona. Cose brutte. In spiaggia. Cazzo, poverino. Mi spiace tanto. Ma da quando? Da quando? Mi spiace. È già stata qualche giorno, capito? No. Quella è una cosa proprio triste. Povero, mi dispiace assai. Ciao Ale, solidarietà per te. Quando mandando le foto mentre in spiaggia. Penso a te. Quando ho visto i passaggi televisivi di questo brano, solitamente c'è anche Elodie, allora arriva il presentatore di turno. Ti aspettavi la figa, che... non è arrivata. No, no, che sia la Toffanino, Fazio, adesso non so, e fa la domanda: quando uno ha pensato male dell'altro, no? Allora Elodie dice una roba, tu dici un'altra, ma invece internamente alla band, quando ha pensato male? Facciamola così: l'ultima volta che hai pensato male di Stash, lo dico io, due minuti fa. Perché? Ma come mi hai fatto posto e non mi hai taggato? Cioè, ma perché a me non metto like ogni volta? Cioè, così proprio, cioè, internamente pensiamo malissimo, però poi alla fine sfocia sempre in un abbraccio. Senti, non è vero, ovviamente, questo lo dovevo dire perché siamo sono robe che vanno dette. Ve lo aspettavate questo successo? No, assolutamente. Che no, bello è quando... assolutamente, punto esclamativo. È più bello ancora, allora. Sì. Perché... dovuto a cosa? Mi piace ogni tanto cercare di fare l'analisi di un successo avvenuto, no? Perché all'inizio è troppo difficile, poi invece è avvenuto. Cos'è piaciuto secondo voi? Secondo noi è piaciuto il raccontarsi e mettersi a nudo, magari aspettandosi il brano Hit Chasing, che in cui dici che figata la vita, è tutto super figo, eh? Invece stavolta abbiamo raccontato le nostre insicurezze. Anche Elodie, ci siamo trovati proprio umanamente vicini da quel punto di vista lì, perché venendo tutti e due da un percorso talent, però entrambi abbiamo preso una direzione forse un po' diversa da quella che è quella scontata post talent, sì, certo. E quindi la vicinanza umana, oltre che artistica, perché se non matchano le voci, secondo me un duetto, un fit non funziona. Si parte sempre da quello. Poi se c'è l'ingrediente umano è ancora meglio. In questo caso viene proprio da quella cosa lì. Cioè, noi all'interno... volevamo raccontare qualcosa di più maturo, più concreto, che sì, sì, alla soglia dei 30 anni alla soglia è dei più 30 giusto anni, certo. Dicevo, all'interno di questo successo ce n'è un altro simpatico e non credo banale. Cioè è la prima volta che dei cantanti che escono da Amici raggiungono la prima posizione nelle radio. E credo, visto questa che Amici c'è. Bufata potentissima. No, però visto che Amici c'è da tanti anni, adesso sì, non so quanti, forse 18? Sì, 18. 18 anni. Penso che sia per tutto il mondo Amici, oltre che per voi, un grande risultato. Sì, questo. No, infatti. Poi tu, insomma, la stai vivendo da dentro, da vicino, sei lì sempre, no? Quindi... Sì, non ce l'aspettavamo, sinceramente mi aspettavo che tipo, che ne so, i nomi Alessandra, Emma fossero arrivati i primi, però cioè, che responsabilità pure da un lato, cioè, essere sì, i primi sì, sì, di Amici a stare primi in radio. Ti sei divertito a stare dall'altra parte di Amici? Molto, molto. E come dico spesso, secondo me quello che pensavo fosse il punto debole in realtà è stato il punto di forza, perché essere stato dall'altro lato da relativamente poco tempo, all'inizio lo consideravo un po' un freno a mano, in realtà è stata la forza nel mio modo di dare qualcosa a questi ragazzi, che ovviamente facevano lezioni con me, prendevano il consiglio tecnico relativo a quel palco lì, a quelle performance chiaro, lì chiaro. E quindi la volta dopo dicevano: ma mi fai incontrare con Stash? Io certo. Chiedo Dani, com'è stato il mio fare il professore ad Amici? No, il giudizio della band sul professore. No,
Quello vero, allora, Dani, dai, allora, non dire cazzate. Quando dimmi quello vediamo, vero. Quando ci vediamo di persona lo trattiamo male su sta cosa, è una cosa nostra. No, invece è stato bravissimo. È stato bravo veramente. Non si vede, questa è cosa brutta. Ha appena dato uno schiaffo dietro la testa. Cioè, posso mai vivere così? Trattare male posso trattare solo io, maledetto. Okay. Comunque, ragazzi, ho avuto il piacere di stare con i The Colors un pochino di più rispetto al solito nell'ultimo periodo. E bisognerebbe fare un reality sul gruppo. Cioè sul rapporto tra di voi. Secondo me sarebbe una figata quella. Abbiamo una chitarra in mano, dai. Lo facciamo sentire a tutti. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che alle porte dell'estate, immaginiamoci la solita spiaggiata con gli amici. C'è sempre quella che un po' ti piace. Tu sei quello che suona la chitarra e un po' anche canticchia. E devi provare a giocarti in quei due minuti tutto con... E poi alla fine ovviamente lei si fa un altro. Spesso perché succede stai suonando concentrato. Spesso succede così. Però crediamoci. Che consiglio, che consiglio possiamo dare a giovani chitarristi wannabe che ci vogliono provare quest'estate? Tre canzoni da fare assolutamente. Allora, Battisti vince sempre. Battisti è da fare. Davanti al falò devi fare la canzone del sole, altrimenti non si può chiamare falò. Che poi è anche facile, quattro accordi. È la facile. Prima canzone che si impara sulla chitarra. Ok. La mi re e giri intorno a quello. Vado? Vai. Mi date pure voi una mano, Danilo? No, perché veramente non scende. Io ti do un supporto morale. Vai. Faccio bravo. Vai. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi. Bella questa. Le tue calzette rosse. Devi guardare la ragazza negli occhi, eh. L'innocenza sulla gote tue. Due arance ancor più rosse. Sì. Qui è lo sguardo da figo. E la cantina due a due. E cambi un po' anche la pasta. Respiravamo. Qua dentro più rauca, perché sei figo. Respiravamo piano. Certo. E le tue corse, l'eco dei tuoi no. E invece qua quasi sospiri e la prendi qua. Dove sei stata? Sì. Cosa hai fatto mai? Qua fai la parte disinteressata, chiudi pure gli occhi, guarda dall'altra parte. Cioè... Una donna, qui la guardi. Donna, dimmi cosa vuol dire solo una donna. È fatta. Allora, se riuscirete a farla così, ragazzi, è difficile sbagliare. Hai fatto colpo. Cioè, questo era il tutorial. Poi, ovviamente, io non ci sono mai riuscito. Veramente. Ok. Al falò una volta nella mia vita ho limonato. Veramente? Su 1500 falò che ho fatto. Perché di giù. Io ero quello che suonava e gli altri stronzi. Ragazzi, se non ce l'ha fatta Stash cantando così con la faccia che tiene, è dura per voi, ve lo dico. Può essere pure quello. Vabbè. Anche se coperta dalla chitarra. Forse per col quello. Falò. Però secondo me. Comunque Dani ha detto: su di me hai fatto colpo. Cioè, invece saresti riuscito proprio facile durante un falò. Prossima canzone, una più internazionale. Metti che ci siano delle ragazze non italiane. Sì. Lì è un po' un problema perché di solito questa canzone non puoi cantarla veramente in inglese con le parole giuste. Qual è? Sto parlando di Wonderwall, che si deve cantare con le parole sbagliate. Sì, per forza. Diritto proprio. Bella però, è già bella così, guarda. Senza niente. Sì, è già bella. Tonight is gonna be the ride, I'm scared of on the way to you. Right now the shit is so loud inside you get right to you. Che atmosfera, che estate, ragazzi. Gotta realize to you. But she loud. Che quello lì fa un po' così il suono. And all the rosy dancing wants to wind the night a light I need a star. Io purtroppo la conosco, purtroppo. There are many things that I would like to say to you and I don't know why. Quella I don't know why, I don't know how ci sta lì. Because lady, okay. Devi dire, non maybe. Okay. Because lady, you're gonna be the one that rape me. Che bella. Rape me è un po' Nirvana, vabbè. Wonderwall però si dice it's gonna fall.
bella, 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 può funzionare. Ma se hai il culo che becchi quelli come me che non parlano inglese, ti fanno pure i complimenti per l'inglese. Wow, come parli bene l'inglese? Era credibile. Bravo, bravo. Era credibile. Bravo, come fa? Chiudiamo con un'italiana. Cosa, cosa si può fare? Vabbè, Vasco Rossi. Vasco, Vasco, Vasco. Vasco. Qua è un po' alta, quindi attenzione Vasco. Alle espressioni. Amici chitarristi da falò. Cosa stai attenzione facendo in do? Alba Chiara. Alba Chiara. Indosta Alba. Bene. Indosta bene. Ok. Indosta bene sempre. Indosta bene. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti svegli col sole. Sei chiara come un'alba. Che voglia di andare in vacanza con Stash. Fresca come l'aria. Bastarda, so perché. Non so se qualcuno ti guarda. Sei fantastica quando si assorda dei tuoi problemi, dei tuoi pensieri. Meraviglia, meraviglia. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente. Che io Vasco Rossi posso andare avanti all'infinito. Sì. No, ma è qua che fare. Te le prendevi tutte le solo per farti guardare. Vabbè. Con la faccia guarda. Bene, bene, bene. Sarete capito, amici chitarristi da falò, no? Sì. Si fa così, attenzione alla faccia su Alba Chiara. Perché è fondamentale. E anche gli E, devi fare degli esatto. E, buttare almeno 4-5 E forse. Ma senza senso, cioè a caso. Sì, senza senso devi buttarli lì dentro. Senza senso. Che estate avete davanti? Che, quali mia. Sono i progetti adesso? Tante, tantissime date. Ok. Tantissime date, tantissimi eventi, anche radio, uh-huh. Anche un po' di festival estivi, sai? Certo. Sono una certo. Figata, quelle cose lì sono fighissime. Sì, cioè, anche perché becchi tanti colleghi. E colleghe pure. E colleghe, certo. No, no, quella è veramente la nostra vacanza. Estiva. Bello, bello, però, bello. Sì, si lavora pure, ovviamente, sì, si deve pure lavorare tanto, però per noi quello è proprio il momento in cui viviamo al 100% tutti e tre insieme. Quindi, e poi in realtà d'estate siamo in 4-5 perché c'è anche Gabriele Caroppo e Dario Iaculli che sono la band diventa sì. Più grande. Quindi attenzione nelle varie località estive dove sarete, guardate bene gli eventi, facile trovare i The Colors. Invece dal punto di vista di musica nuova, cosa sta succedendo? Cioè, in questo momento andate anche in studio, fate pezzi nuovi. Forse era un po' difficile per te perché stavi dentro Amici. Sì, ci stai sì, ancora però, dentro Amici. Però ringrazio proprio questo dispositivo qua che si chiama smartphone sì? Perché mi dà la possibilità di registrare, tra l'altro ha una qualità altissima, qualsiasi cosa mi passa per la testa, cioè come demo. Ok. E io ho mille provini qui sopra che prima o poi metteremo in bella in studio tutti e tre. Abbiamo già un bel po' di materiale okay. C'è già un bel po' di materiale sia in inglese che in italiano. Dai ragazzi, in bocca al lupo allora. Fate una bella estate, mi auguro, ma sarà così senz'altro. Ci vedremo in giro a una serie di sì. Eventi e... Perché ridi quando dici queste cose? Perché sto pensando a un falò che vorrei fare. Capito? Allora tu mi devi promettere, Stash, che al di là delle 100 date che farai con i The Colors, faremo il falò insieme. Faremo un falò insieme. Ma così come l'abbiamo fatto proprio. Ok. Va bene. Gli inviti ci pensi tu tanto. Ci penso io. C'hai contagio. Stai tranquillo. Mi spiace per Alex che è a Barcellona, che non è stato qui con noi. Poverino. Poverino. Gli mandiamo un grande saluto. Ciao ragazzi.